Gesù sono padre Untani, colui che fa l'unità. Padre Gigi Maccalli, l'uomo dell'unità nel suo Niger, dove è arrivato nel novembre 2007 per l'evangelizzazione e la promozione umana nel sud-ovest del paese africano. In questo video, girato nell'estate 2015 a Feriole, provincia di Padova, nel centro di animazione missionaria della Società delle Missioni Africane, Padre Gigi racconta il suo lavoro tra il popolo Gourmandsé a Bomoanga, diocesi di Niamey. Spesso così in breve, le tre S della nostra pastorale sociale sono la salute, la scuola e lo sviluppo. Accompagniamo molte persone che hanno problemi di vita, medicine e maternità, un centro nutrizionale, l'altro versante è la scuola, l'acqua pulita, la formazione dei giovani perché possano lavorare la terra, coltivare la terra con un'attenzione alle nuove tecniche, anche i nuovi supporti. Padre Gigi, 57 anni, prete dal 1985, già missionario in Costa d'Avorio, nel gennaio 2015 era in Niger, quando estremisti islamici hanno bruciato 45 chiese cristiane per protestare contro la pubblicazione in Francia di vignette blasfeme contro Maometto. Come diceva un catechista che ha salvato la pelle giusto 5 minuti prima con la sua famiglia, hanno bruciato le nostre chiese, ma non hanno distrutto né bruciato la nostra fede. Quindi è una chiesa che prende coscienza anche di questa realtà di violenza, di un Islam che si radicalizza. Da noi la cosa non è arrivata, si è fermata in città. Lo dico con il bravo Giuseppe Ungaretti, che lo diceva per i soldati: si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie. Ma l'autunno è anche una bella stagione, piena di colori, di varietà, e quindi penso che sia bello essere lì, e sia importante essere lì, e credo che sia una grande sfida la nostra presenza missionaria ESMA oggi in Niger, e io ci sto bene.